15 catamarani spinti da quasi 600 cavalli da oggi e fino a domenica 25 maggio gareggeranno nelle acque del lungomare Caracciolo per una sfida all'ultimo sorpasso. Ha preso il via il campionato mondiale X-CAT, una delle massime espressioni della motonautica offshore moderna che durante il fine settimana darà spettacolo nelle acque del Golfo di Napoli. Quando a Dubai mi hanno chiesto di portare questa gara in Italia non potevo naturalmente che pensare a Napoli. Vi erano anche altre candidature dal lago di Garda e da altre località, però diciamo, ho chiamato un poco a raccolta la città su questo evento perché ritengo che sarà di grande utilità non solo per la città, per il turismo, ma anche per i rapporti che possono essere, che possono iniziare tra lo Stato di Dubai e le nostre istituzioni locali e imprenditoriali. Le imbarcazioni partiranno da Rotonda Diaz, andranno fino al Castel dell'Ovo, tornano indietro e poi fuori per un miglio e mezzo con ritorno a Rotonda Diaz. Dunque abbiamo una tribuna naturale bellissima, sarà possibile seguire la gara da tutto il lungomare, ma anche da tutta la città, dalla parte collinare. 30 piloti di oltre 15 nazionalità di tutto il mondo si esibiranno in momenti di prove, gare di velocità ed eliminazione e nella sfida vera e propria che terrà col fiato sospeso gli appassionati di corse e non solo. Testimonial dell'evento che si concluderà a Dubai il 13 dicembre, il campione Diego Armando Maradona. Ancora una volta Napoli si diventa cornice e luogo naturale per i grandi eventi, ovviamente noi ne siamo molto contenti, molto felici, direi anche orgogliosi. Verranno regalati dall'organizzazione degli alberi a fusto, quindi ovviamente poi l'amministrazione deciderà dove collocarli e direi molto molto importante anche l'impatto mediatico che un evento internazionale come questo porterà. Basti pensare che ci saranno degli special ovviamente sul territorio ospitante, ma ci sarà la TV Dubai Sport che immetterà ovviamente il racconto dell'evento su un circuito internazionale. Conclusa la manifestazione, l'evento verrà raccontato e circolerà sulle compagnie aeree degli Emirates per ben 12 mesi. L'evento è accompagnato da una serie di iniziative collaterali, tra cui spettacoli di paracadutismo acrobatico, esibizioni di flyboard e concorsi a premi per bambini.